olio, prosciutti, vini pregiati e ancora il denaro delle casse. E il bottino del furto, l'ennesimo in centro in pochi giorni, messo a segno al ristorante Bracerie Venete di Via Madonnina nella notte tra il 25 e il 26 aprile. La porta d'ingresso è stata sfondata verso le 4 del mattino e nel locale sono entrati dapprima un uomo e una donna, raggiunti in seguito da un altro complice per fare razzia di contanti e generi alimentari. Il raid, compiuto in 3 fasi, è stato immortalato dalle telecamere del locale, tanto che la polizia ha già individuato e sarebbe sulle tracce dei responsabili, già noti per precedenti furti. Ho guardato il video, qualcuno è stato già riconosciuto e individuato, manca solo l'intervento per prelevarli. Ecco. Dopo gli episodi all'autoscuola Bisiac e al bar Bivium di cui vi abbiamo riferito ieri e quelli di Via della Sorgente di Largo Barriera dei giorni scorsi, è stato dunque preso di mira, e non per la prima volta, un altro locale di una zona che, secondo il titolare, sta diventando sempre più problematica sul fronte della sicurezza. È il secondo tentativo negli ultimi 3 mesi. Ci dispiace perché noi siamo lì dal 2015. Non è mai successo niente e sinceramente ci piace la zona in cui siamo. Ci piaceva molto di più prima perché era più tranquilla, adesso un po' meno. La zona più sincera della città, resto tutto attorno alla piazza Unità, sono delle vetrine, quindi qui invece c'è la vera Trieste, insomma, e ci dispiace che stia peggiorando in questa maniera. Ieri sera siamo tornati operativi e speriamo, insomma, che non succeda più. Una richiesta a procedere con un nuovo esame che possa far luce sulla data della morte di Liliana Resinovic è quanto arriverà sul tavolo del sostituto procuratore Maddalena Kerge nei prossimi giorni. L'applicazione di tecniche innovative in uso negli Stati Uniti e in Inghilterra, che prendono spunto da una ricerca condotta dalla Colorado State University, potrebbero fornire quelle risposte che si attendono da tempo. A essere preso in esame sarà il microbiota, un insieme di funghi, batteri e virus che compaiono sui cadaveri e che decompongono organi e tessuti con precise tempistiche, indipendentemente dai fattori ambientali. Microorganismi questi che probabilmente vengono trasportati dagli insetti. È quanto proposto agli esperti nominati dalla Procura dai consulenti di Sebastiano Visintin, Luciano Garofalo e Raffaele Barisani. Stabilire la data esatta del decesso è un elemento fondamentale per fare chiarezza sulla dinamica che ha portato alla scomparsa e alla morte della 63enne di Via Verrocchio. Dubbi che, finché rimangono tali, non permettono di ricostruire con chiarezza i movimenti della donna nelle ore della scomparsa. D'altronde il suicidio ad ora non ha convinto nessuno, data anche la disposizione del giudice per le indagini preliminari a procedere con le investigazioni avviando un'indagine per omicidio. Si deve attendere ancora qualche settimana invece per i risultati degli esami autoptici sul corpo di Liliana, condotti dall'antropologa forense Cristina Cattaneo. Dateci giubbotti, scarpe e portafogli. La frase pronunciata impugnando una bomboletta spray al peperoncino. Lo hanno fatto di nuovo. Sì, perché gli investigatori sono convinti che si tratti della stessa banda che ha colpito nel giardino comunale di Via Mascagni lo scorso 25 aprile. 3 minorenni triestini sono stati aggrediti e rapinati da 3 coetanei provenienti da un paese dell'est Europa. L'episodio è avvenuto ieri mattina, attorno alle 10:30. Secondo quanto appreso, 2 delle vittime sarebbero state addocchiate dai rapinatori a bordo dell'autobus della linea 6 diretto in piazzale Gioberti. Durante il tragitto all'altezza del centro commerciale Il Giulia, i 3 stranieri hanno iniziato a insultare senza apparente motivo i 2 ragazzi. I 2 adolescenti, forse intuendo cosa stava per succedere, sono scesi dal bus proprio davanti all'esercizio commerciale, ma sono smontati dal mezzo anche i rapinatori, che ormai avevano scelto le loro vittime. Infatti la banda ha cominciato a pedinare i 2 malcapitati. Allora i giovani triestini si sono rifugiati
appoggiati in un bar vicino all'imbocco di Viale Sanzio per bere un caffè. Chissà che non stiano seguendo proprio noi, ha sperato uno dei ragazzi, ma poco dopo sono entrati nel locale i tre stranieri. Anche loro hanno ordinato un caffè. A quel punto i due giovani hanno pagato la consumazione e sono usciti dall'esercizio commerciale, proseguendo per Viale Sanzio. In quel momento i malintenzionati hanno agito, hanno raggiunto i giovani triestini e li hanno rapinati. Uno dei ragazzi stranieri, esattamente come nell'episodio citato di Via Mascagni, ha estratto lo spray e il peperoncino e l'ha puntato al viso delle vittime, intimando loro di consegnare giubbotti e portafogli. I membri della banda straniera hanno tastato le vittime su tutto il corpo, come per perquisirli. Uno dei giovani aveva con sé alcune banconote e ha consegnato i soldi e il giubbotto al rapinatore. L'altro ragazzo era senza giacca e denaro, per cui non gli è stato sottratto nulla. Poi i tre stranieri sono fuggiti, ma solo per mettere a segno un altro colpo. Pochi minuti dopo, i tre giovani dell'Est hanno aggredito un altro ragazzo, questa volta in via Pindemonte. Stesso sistema, minaccia con lo spray e il peperoncino. Questa volta il giovane malcapitato, un altro minorenne, oltre al giubbotto e ai soldi, ha dovuto consegnare anche le scarpe e gli AirPods, le cuffiette senza fili. Dopo questi due episodi, qualcuno che ha assistito a una delle due scene ha allertato la polizia. La squadra mobile sta indagando sia su questi due episodi ravvicinati che su quello di via Mascagni. Gli investigatori ritengono che ci siano abbastanza elementi per sospettare che le rapine siano attribuibili agli stessi autori. Come nel caso precedente, vittima sempre un ragazzo minore, le indagini si focalizzeranno sull'interrogazione di testimoni e la visione delle immagini delle telecamere della zona. Importante sarà soprattutto la visione delle immagini delle telecamere dell'autobus, che possono aver ripreso parte della scena. Uno dei rapinatori sarebbe già stato individuato. Si è conclusa l'ottava edizione in tre giornate della Middle European Race, la salita della Trieste Opicina e della Mid Race Tour Cup, i due eventi promossi da Adrenalinica. La Middle European ha visto le auto d'epoca percorrere le tappe di venerdì e sabato lungo i 523 km del percorso, partenza da Trieste e arrivo in Slovenia, poi la traversata di Gorizia e Nova Gorizia. Il programma di ieri della Mid Race ha visto la discesa verso Aquileia, Strassoldo, Borgo Nonino, Spilimbergo, San Daniele, Fagagni e Buttrio, per poi tornare in Piazza Unità per la sfilata finale. A vincere su tutti l'equipaggio composto da Sergio Mazzoleni e Silvia Gotti a bordo della Triumph TR2 Dor del 1954. Ancora una volta, inoltre, Piazza Unità è stata teatro del concorso d'eleganza Città di Trieste, giunto alla terza edizione. Finita la ottava edizione della Middle European Race, della salita della Trieste Opicina, del concorso di eleganza, della Mid Race Tour Cup, insomma un connubio vincente, direi assolutamente vincente, una città che ha gradito tantissimo pubblico, siamo felici di essere in questa piazza gremita di persone, di turisti, perciò un ringraziamento a tutti i collaboratori, ai partner che abbiamo avuto, a quanti ci hanno aiutato, alle istituzioni, comune, regione, tutti, perché senza di loro, senza la polizia locale, i carabinieri, la polizia di Stato, 500 km in Friuli Venezia Giulia di corsa non sarebbero stati facili. Perciò grazie e un arrivederci al 2025. Prima le urla in un clima da far west, poi le mani addosso, spintoni, schiaffi e il gruppetto che si getta in massa contro un'altra persona, il tutto annaffiato da una buona dose di alcol. Sono scene viste e riviste e il posto è sempre lo stesso, Piazza Perugino. Ecco cosa succedeva ieri in tarda serata, una quindicina di ragazzi, i protagonisti dei disordini. A quanto pare due di questi stavano litigando, poi la lite si è trasformata in una rissa. Sia la polizia che i carabinieri sono intervenuti in almeno due occasioni, prima in tarda serata, poi in piena notte, ma quando le volanti arrivano tutti fuggono o si calmano in tempo per evitare maggiori conseguenze. I residenti di Piazza Perugino pensano solo a una cosa: se questo succede ogni sera, cosa si aspetta a risolvere la situazione? In realtà gli occhi delle forze dell'ordine sono da tempo puntati su Piazza Perugino, come anche su altre zone di Trieste. Lo scorso agosto, tra l'altro, il questore fece chiudere il bar di Via Conti, luogo da cui si originavano molte risse sfociate poi in
piazza, ma a nulla ciò sembra essere servito. Tra i vari episodi, sempre nell'agosto scorso, gli agenti di polizia erano dovuti intervenire ammanettando anche due protagonisti di una rissa che era andata in scena in quella notte d'estate. Ehi! La zona è preda di bande di stranieri nordafricani, ma anche dell'est Europa e alcuni colombiani. Una situazione insostenibile per i residenti che la sera non si azzardano a mettere piede fuori di casa e la notte non dormono. La mattina dopo questi episodi Piazza Perugino è immersa nel degrado. Bottiglie, cartacce e sigarette abbandonate a terra a segnare il passaggio di queste persone. Sono tornate a suonare ieri pomeriggio le campane di Sant'Ulderico di Dolina, la piccola frazione del comune di Sant'Orligo della Valle. Erano state in silenzio per più di 2 anni, dal gennaio 2022, perché giudicate troppo rumorose dalla procura e poste sotto sequestro. In una celebrazione religiosa documentata nel TG domenicale della nostra emittente, l'attesa fumata bianca, pardon, scampanellio. Il provvedimento, del tutto inedito, è sorto perché una parte dei residenti aveva protestato perché veniva svegliato troppo presto al mattino. Un caso che, proprio in questo senso, ha visto in prima linea per trovare un compromesso il rappresentante legale della parrocchia di Dolina, Don Ettore Malnati. Noi vogliamo semplicemente, attraverso il buon senso, renderci conto che la vita è cambiata. Quindi una volta ci si alzava alle 5 per andare in campagna, oggi la gente dorme un po' di più per andare poi negli stabilimenti e quindi abbiamo trovato un compromesso grazie anche al nuovo statuto del Vescovo e anche alle istanze del Tribunale. Quindi le campane suoneranno dalle 8 del mattino alle 21. Non oltre, perché in alcuni paesi c'era l'abitudine di suonare le 10, come ancora Udine questo. Dal punto di vista prettamente tecnico, la vicenda si è risolta grazie al nuovo regolamento predisposto per tutte le chiese della diocesi dal vescovo Enrico Trevisi. Anche qui, con alcuni aspetti da sottolineare, come spiega l'avvocato Alberto Polacco, che si è occupato del caso. Facciamo una distinzione. Quello che è il suono delle campane, finalizzato esclusivamente per fini cosiddetti di turno, che è giurisdizione del giudice ecclesiastico, non di quello ordinario, mentre per esempio il suono delle campane, che è destinato al battito delle ore, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il signor Vescovo, Monsignor Trevisi, Sua Eccellenza, ha emesso un decreto che regola il suono esclusivamente per le finalità liturgiche, sulle quali ci siamo attestati nella nuova richiesta di dissequestro del compendio campanario, che ha avuto esito positivo dalla Procura e dal GIP. Quindi di nuovo le campane sono ritornate a suonare. Un punto della situazione su quello che sta succedendo a Barcola, visto che sono in tanti a sperare che a breve si possa tornare a godersi un po' la zona costiera, anche perché qui è ancora tutto un cantiere. Abbiamo alle spalle però il castello di Miramare, formato mignon per i bambini che potranno quindi giocarci quando sarà pronto. Ho appena parlato in realtà con i responsabili della ditta che stanno lavorando e sovrintendendo i lavori, tra l'altro poi faremo vedere anche un po' più in generale la zona. Il castello sarà pronto stasera sarà completamente montato, vedete manca ancora quella parte di tunnel che deve essere assemblata per lo scivolo interno che poi fa sbucare il bambino appunto sul terreno che è quello che antitrauma, che deve ancora essere ovviamente sistemata la pavimentazione, perché appunto la struttura sarà pronta stasera, ma poi l'area di gioco, cioè castello e tutta l'area piccola attorno, sarà usufruibile appena fra 15 giorni, questo è quello che ci hanno spiegato, quindi occhio anche a genitori, mamme, papà eccetera, che se vedete il castello pronto non è ancora usufruibile. Questo perché? Perché sono pervenute segnalazioni che già sabato scorso, quando il castello era praticamente in costruzione,
insomma, pare che dei genitori sollevassero la rete per far passare i bambini e farli giocare in quello che è ancora un pieno cantiere, quindi anche pericoloso. C'è ancora un attrezzo, tra l'altro, dentro il castello, quindi insomma, voglio dire, attenzione, perché è un cantiere, non si può giocare adesso dentro questo castello. Eppure gli episodi sono stati segnalati e addirittura i genitori stessi alzavano le transenne, facevano scavalcare i loro figli l'area pur di farli giocare. Io non ho idea di come possa venire in mente una roba del genere, davvero, però insomma è successo, quindi noi giustamente lo segnaliamo. La Triestina ha chiuso il proprio campionato con una sconfitta esterna, perdendo il Leuganeo di Padova contro il Bianco Scudati. Il risultato finale di 3-2 descrive di per sé una partita che per almeno 5 volte ha fatto alzare dai seggiolini i tifosi presenti allo stadio, non sempre della stessa squadra, simbolo di una partita giocata a buon ritmo. Ma nonostante sia la Triestina che al Padova il risultato finale non avrebbe influito sulla posizione in classifica, i rossolabardati hanno perso l'occasione per diventare la miglior quarta dei tre gironi della Serie C, formazione che ha il vantaggio di accedere direttamente alla seconda fase. La partita di ieri sul fronte alabardato ha fornito alcune buone indicazioni, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento dimostrato, al netto però di alcune disattenzioni, specie dai calci piazzati, pagati a caro prezzo. Anche il Padova, va detto, ha subito un gol da svarione difensivo. La formazione scelta da Bordini è stata dettata da alcune assenze per infortuni o per la presenza di alcuni diffidati. Minesso e Vertainen in attacco hanno ben figurato, con il centravanti finlandese a segno per la terza gara consecutiva. Lescano, Redan, D'Urso e Lazrak e Correa si sono accomodati in panchina, con i primi due entrati a partita in corso, apportando, è il caso di Redan, un prezioso contributo. Ora testa i play-off con i giuliani che da quarti in classifica saltano la prima sfida per giocare contro la vincente fra Gian Erminio e Pro Vercelli. È noto come il cammino dei play-off sia molto complicato per partite ravvicinate e gare a eliminazione diretta nella prima fase ed andata e ritorno a partire dal turno nazionale. Ecco perché arrivare all'appuntamento degli spareggi con l'organico e buona forma sia fisica che mentale rappresenta una necessità per ogni club. Mister Bordin, dal punto di vista tattico, sembra aver trovato il giusto equilibrio con la difesa 3, ieri inedita con Ciofani, Rizzo e Anzolin, ma presto nuovamente arricchita dal rientro di Struna. Qualche perplessità invece per Malomo, acciaccato. Fra centrocampo, corsie laterali e attacco, infine, il mister potrà contare su tutti gli elementi a sua disposizione. Sessantaquattro punti con 19 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. Chiaramente brilla il dato dei gol fatti, perché la Triestina è il secondo attacco del campionato con 61 gol, ne ha segnati 72 il Mantova, poi c'è la Triestina. Il tema è appunto la difesa con i 44 subiti, siamo la decima difesa del nostro girone e questo è un po', diciamo così, il tallone d'Achille. È stata una stagione altalenante, nel senso, magari la prima parte più positiva rispetto alla seconda, perché magari alla seconda c'è stato un momento quando si è cambiato il mister, con mister Bordin, di 4-5 partite negative, poi ci ha ripresi, è stati bravi e poi c'è stato un pareggio, una sconfitta, una vittoria, diciamo che è stato un sale e scendi continuo, nell'ultimo periodo ci ha rialzati, la sconfitta col Padova e il pareggio con Novara ci hanno un po', diciamo, colpiti pesantemente, però adesso ci sono i playoff, un altro campionato e sicuramente andremo a mille. Speriamo di arrivare fino in fondo. Tra gli elementi positivi di quest'ultimo periodo c'è sicuramente Vertainen. È un attaccante, tu mi insegni, che segna una, due, tre partite di seguito, no? È molto importante perché è in fiducia. Certo, assolutamente in fiducia. È un grandissimo giocatore. Infatti ogni allenamento è sempre un litigio tra me e lui. Perché ti tocca mancarlo. Sì, esatto. E speriamo, vediamo, speriamo che continui con questa fiducia. Di arrivare lontani. Accoppiamento probabile no? È con Gian Erminio piuttosto che Pro Vercelli, squadre che conosciamo bene, abbiamo visto nel corso del campionato. Non ti chiederò cosa scegli, ma ti chiederò di darci un po' un'idea, secondo te, le differenze fra queste due squadre. Sono due squadre ostiche che sicuramente, ma come qualsiasi squadra, farà, compresi noi, la guerra per i playoff, quindi preferenze personalmente non ne ho. Preferirei non incontrare Pro Vercelli solo perché la scorsa stagione ci ho giocato e quindi mi dispiacerebbe vincere contro. Da ex preferiresti la Gianna, esatto. Diciamo così. Sì, sì. Dai.
E sono qui, mi viene a chiamare una persona e fa, lei è Giordano? Però, sì, guarda che sua madre a terra sanguinante ha preso un pugno in faccia. Ma va bene, in faccia. Il sangue a testimoniare la brutalità dell'aggressione avvenuta questa mattina in via Flavia alle 6 ai danni di una persona anziana di 85 anni. Un passante si è avvicinato a lei e le ha sferrato un pugno. Il figlio della donna basito da quanto successo, la madre ricoverata in ospedale con naso e zigomo rotti. La brutale aggressione nella periferia di Trieste apparentemente non ha un motivo, nessun tentativo di rapina, solo violenza. Erano da poco passate le 6 di mattina, l'85enne passeggiava con il cane, poi si è trovata con il figlio Giordano in un bar del posto per bere un caffè. Si sono salutati e l'anziana ha proseguito la passeggiata superando l'incrocio tra via Benussi e via Flavia. In quel momento un uomo con il cappuccio della felpa tirato sulla testa, appena incrociato la donna, le ha sferrato un pugno in pieno viso. Pochi minuti dopo, il figlio ha appreso quanto successo mentre la madre veniva soccorsa da dei passanti. Sono accorso qui, era a terra, tutta sanguinata, e per fortuna c'erano due persone veramente umane, ne ha dato una mano, abbiamo chiamato la Croce Rossa, lei purtroppo non ha visto nulla, perché era uno che faceva il jogging col cappuccio in testa e gli è andato vicino, pensava che gli chiedeva qualcosa, non lo so, e invece gli ha sferrato un pugno e l'ha buttata a terra. Dunque la corsa in ospedale per le cure. La Polizia di Stato sta indagando sull'episodio ed è alla ricerca del responsabile della violenza. Gli investigatori hanno già proceduto in mattinata a interrogare i possibili testimoni. Tra la piazzetta di via Flavia e via Benussi, tutti stamattina parlavano dell'episodio. Stavo venendo a lavorare in macchina e ho visto solo una persona che cercava di alzarsi, ma c'erano già due persone che la stavano aiutando, per cui... E poi ho visto correre gente e sono venuti a chiamare, insomma, qualcuno, so che la signora è stata picchiata. Il figlio dell'anziana è in costante contatto con l'ospedale per verificare le condizioni della madre. Ma per il momento c'è male, è tutta gonfia, è come un pallone da calcio. Probabilmente ha lo zigomo rotto, però sta aspettando per fare i raggi, quindi la cosa non so ancora, no? Sicuramente qual è il danno, però... Una donna di 85 anni, così, insomma. Un evento dei tanti contenuti, una manifestazione sportiva, podistica nello specifico, che include numerosi richiami all'inclusione sociale, all'ambiente, al turismo e alla cultura. Trieste Spring Run e sport e molto altro. Questa mattina nello stand di Piazza della Borsa è stato possibile scoprire le differenti iniziative che accompagnano l'edizione di quest'anno. Il riferimento è alla nuova Trieste Spring Art, rassegna itinerante che valorizza tramite l'arte i luoghi simbolo del centro triestino, ma anche eventi e dibattiti dedicati al mondo dello sport regionale, della sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di materiali compostabili plastic free e dell'inclusione attraverso la già importante esperienza della giovane testimonial dell'evento, la nuotatrice paralimpica Giorgia Marchi. Perché lo sport in fondo è proprio questo, socialità, rispetto delle regole, inclusività e cultura. Non è più solo corsa, perché ci sono pattini, perché c'è ciclismo, ci sono bambini, ci sono adulti. C'è l'inclusione al massimo livello e sono tra i main di tutte le grandi aziende e di grandi progetti. Non c'è solo sport, per questo ma c'è arte, con sostegno anche di realtà come il Collegio del Movimento dell'Adriatico, che appoggiano questi progetti diversi e che danno un calendario molto ampio di eventi per tutto. La rassegna organizzata dall'API di Miramar in collaborazione con l'AS di Trieste Atletica, assieme al Comune di Trieste, con il patrocinio delle regioni Friuli Venezia Giulia. Accanto a loro la presenza di due charity partner, Dinamo Camp e Bambini del Danubio, oltre a diversi sponsor come ad esempio ZKB, Trisport, Tallo e Generali, Despar, Fondazione CR Trieste e Acega SAPS AMGA, che quest'anno coinvolgerà il pubblico con un'installazione dal particolare assemblaggio e con un significato ben preciso. Sarà una illustrazione cosiddetta collaborativa, ovvero un'illustrazione che verrà composta da tutti coloro che, partecipando ad un test sulla raccolta differenziata, avranno un loro tassello che potranno apporre in un grande pannello, sarà un'illustrazione di 6 metri e quindi con il contributo di quasi 1000 persone andremo a comporre un'opera piena. Un avvicinamento della raccolta differenziata al concetto di arte, ma anche al significato per cui con il tassello, con il contributo di tante persone, poi si dà colore e vita ad un progetto molto più grande.